Siamo giunti alla fine del percorso preparatorio, oggi si parte, è una grande soddisfazione perché trasformiamo questo luogo abbandonato e inquinato, vogliamo trasformarlo in un luogo di vita e di lavoro. E di vita perché qui ci sarà uno dei più grandi centri specializzati nella ricerca oncologica, e cioè gli istituti di eccellenza che adesso ci sono in Lombardia, e sarà una grande città della salute e della ricerca, un centro di eccellenza europeo. Oggi mettiamo la prima pietra. Si parte con la bonifica, Bilsi manterrà gli impegni. Assolutamente sì, siamo stati molto precisi su questo. L'obiettivo è quello di bonificare non solo l'area dove sorgerà il nuovo centro, ma tutta l'area ex Falck, 1.400.000 metri quadri, una volta e mezzo la dimensione di Expo, perché dobbiamo e vogliamo restituire alla città e alla Lombardia quest'area che è stata un'area di lavoro negli anni passati, ma ha lasciato questa eredità che dobbiamo bonificare. C'è l'impegno di tutti, c'è l'impegno del governo, e quindi sono molto ottimista e soddisfatto del lavoro fatto. Questo polo in sostanza incarna quale tipo di idea che ha la Regione della Sanità? Sanità di eccellenza, qui verranno portati due istituti, il BEST e l'Istituto Tumori, che sono un'eccellenza già oggi, e questo diventerà il polo di riferimento della sanità lombarda e non solo. I posti 300 milioni ci sono, ne mancano però ancora. No, noi abbiamo messo i soldi, ci sono tutti, il problema non è quello. La Regione ha messo un impegno notevole, 330 milioni, 40 milioni sono arrivati dal governo e 80 milioni dai privati. E questa è un'altra delle novità. Si fa la più importante bonifica in Italia finanziata dai privati. Una novità tutta lombarda, il coinvolgimento del privato nella realizzazione di un'opera pubblica, un altro modello innovativo che la Regione Lombardia è orgogliosa di portare e di presentare al governo italiano e a tutte le altre regioni. È l'unico modello possibile, cioè i soldi bisogna per forza chiederli ai privati. No, noi ci mettiamo i soldi, la Regione Lombardia mette 330 milioni di euro, ma il coinvolgimento dei privati, i privati entrano in queste cose se c'è un ritorno sull'investimento, non lo fanno per beneficenza, no? E noi siamo riusciti qui a trovare un sistema che darà vita a un polo di eccellenza europeo nella sanità, coinvolgendo i privati, lasciando a loro il loro ritorno sull'investimento, ma per fini pubblici. Questo è il modello speciale di Sesto che oggi inauguriamo. Sulla riforma elettorale si va la prossima settimana. Quella riforma elettorale nazionale. Sì, non sono appassionato di queste cose, mi occupo di problemi concreti e di questioni concrete. Seguo con attenzione quello che succede a Roma e mi pare che lì il governo sia in grande difficoltà, sia in ritardo su tutto, faccia solo pasticci. È annunciata una rivolta dei sindaci per il patto di stabilità e la Regione è al loro fianco, ovviamente. A Roma si occupano di cose che non hanno grande significato e non si occupano dei problemi veri, quelli dei territori. Se vince Renzi cosa succede? Si va alle elezioni, secondo lei? Secondo me sì, perché questo è quello che lui ha in mente e mi pare che ci sia una spinta forte anche da parte di Forza Italia. Noi siamo pronti e credo che sia una prospettiva che si avvicina di più ogni giorno che passa. Ma siete pronti a fare cosa? Un accordo con Forza Italia? Siamo pronti alle elezioni. Ma il passaggio parlamentare che è stato annunciato per l'11 sarà una crisi di fatto oppure, come è stato detto ieri nell'incontro tra Napolitano e Letta, nessun rimpasto, nessuna crisi? Napolitano gioca un ruolo da protagonista come ha fatto negli ultimi tempi, però ad impossibilia nemo tenetur, c'è una forza della realtà che va al di là dei giochi romani, e se non c'è più la maggioranza e se all'interno della maggioranza ci sono forze contro la maggioranza, bisogna prenderne atto con concretezza e capire che è finita la sorte del governo delle piccole intese, non delle larghe intese, delle piccole intese. Però volevo farvi presente che oltre alle primarie di domenica del PD c'è un appuntamento importante il giorno prima, le primarie della Lega, sabato 7, 20.000 militanti saranno chiamati per la prima volta nella storia della Lega a eleggere il nuovo segretario federale che prenderà il posto dell'attuale, il sottoscritto,
Poi tutto sarà ratificato nel congresso del 15, ma è sapremo che si decide il futuro della Lega. Sapremo già sabato sera i risultati? Sì, noi siamo gente rapida e concreta, i seggi si chiuderanno alle 17 e in serata sapremo il nome. I candidati sono due, Bossi e Salvini, e sono certo che i militanti sceglieranno con saggezza l'investimento giusto per il futuro della Lega. Sull'abrogazione della legge Merlin cosa ne pensa? Un'iniziativa che ho seguito con interesse, io sono d'accordo, credo che sia una cosa giusta. C'è un reato che è quello di sfruttamento della prostituzione. L'esercizio della prostituzione non è un reato. Siccome è un'attività che lo Stato italiano considera legittima, non vedo perché non possa essere, come le altre attività, regolata. Poi c'è un giudizio morale che uno può dare, ma dal punto di vista istituzionale, giuridico, è una professione, è un'attività che è consentita dallo Stato. E allora regolamentiamola in modo tale da toglierla dalle strade, da contrastare più efficacemente lo sfruttamento della prostituzione e da far pagare anche le tasse, che non guasta. Il centrodestra appena costituito su questo si è dissociato dal resto della maggioranza, preoccupato che anche in futuro possa... Sì, mi pare una decisione sbagliata quella del nuovo centrodestra su questa proposta e mi auguro che si ravvedano.